intorno a noi una realtà, un'azienda molto importante nel campo della salute, della farmaceutica, il gruppo Egistada, e con noi l'amministratore delegato, il dottor Salvatore Butti. Ben trovato, dottor Butti. Ecco, ci può introdurre la realtà di questo grande gruppo, qual è il suo ruolo, come lo sta svolgendo, perché si tratta di una realtà presente oramai da tempo nella realtà, nel tema della salute per ciascuno di noi. Sì, grazie, buonasera. Egistada presente in Italia da 25 anni come affiliata del gruppo Stata, che opera nel mondo della salute con l'expertise da oltre 128 anni. Il nostro scopo, la nostra partner, come la definiamo, prendersi cura della salute della persona come partner di fiducia, riassume un po' quello che è all'interno del nostro modo di porsi sul mercato, che vede oltre alla produzione e commercializzazione di un ampio listino di prodotti nell'ambito della prescrizione medica, di farmaci di automedicazione, piuttosto che farmaci specialistici, anche essere presenti con tutta una serie di servizi a fianco degli operatori sanitari o dei cittadini. Quindi è un'azienda, un gruppo che accompagna la salute delle persone con i farmaci, con tutto quello che serve come infrastruttura, possiamo dire così, attorno al nostro benessere. E la vastità dell'apporto del gruppo Egistada la possiamo cogliere da una serie di slide che adesso passeranno con alcuni dati, ne vediamo alcune e poi le commentiamo andando avanti a vedere tutto quello che è questa ricchezza del gruppo Egistada. Stiamo vedendo tanti numeri, tante cifre, ma anche affermazioni importanti di che cos'è il gruppo Egistada per la nostra salute. Dottor Butti, vuole ancora sottolineare questi aspetti del farmaco equivalente, di una sinergia che c'è attorno al benessere e alla salute? Sì, come accennavo prima, Egistada come azienda in Italia vuole prendersi cura della salute della persona, ma non parlando solo di sintomi e malattia, ma partendo fin dalla prevenzione fino ad arrivare all'aderenza delle terapie stesse e fino anche all'integrazione per malattie molto, molto più complesse. Cerchiamo di avere una visione di cura a 360 gradi. Mettiamo a disposizione prodotti, ma anche servizi e iniziative sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari, soprattutto in un'ottica di formazione professionale, proprio come partner di fiducia, con i quali i nostri partner condividiamo l'obiettivo cura della salute delle persone. Ecco, c'è un altro Poi filmato magari. che dice proprio di questa vostra attività di vicinanza a chi ha bisogno di curare la propria salute. È un tema che è un tema chiave, è quello della prevenzione. Allora, quando sentiamo Egistada, dobbiamo pensare anche al tour della salute. Vediamo di che cosa si tratta. Grazie.
Tour della Salute è giunto al termine. È stato un percorso unico che ha messo in primo piano la prevenzione ed il benessere, grazie alla promozione di uno stile di vita sano, fatto di corrette abitudini alimentari e regolare attività sportiva. Oggi vogliamo ringraziare voi, i veri protagonisti di questa avventura, insieme alle città ospitanti, le associazioni, i medici, i partner e tutti voi che avete reso il Tour della Salute un successo straordinario. È stata una grande dimostrazione di unità e impegno nella promozione di uno stile di vita sano e consapevole. Anche se il tour si è concluso, l'importanza della prevenzione e del benessere continua, prendendovi cura di voi stessi e delle persone a voi care, perché la vostra salute è il bene più prezioso. Grazie ancora per aver reso possibile questo incredibile viaggio. Progetto a cura di ASC Nazionale, con il contributo incondizionato di EG Italia Gruppo Stada. Ecco, dottor Butti, è proprio essere vicino alle persone che sono in cerca del loro benessere e della loro salute. Che cosa significa prevenzione per il vostro punto di vista? Sì, diciamo che proprio il Tour della Salute è un esempio, posso dire, concreto di come ci impegniamo in termini di sostenibilità sociale. Molti concittadini italiani non fanno prevenzione e molte volte non hanno la possibilità anche economica di fare prevenzione, e con il Tour della Salute si è offerta l'occasione di poter fare screening gratuiti, naturalmente, dal cardiovascolare al reumatologico, fino alla possibilità di poter usufruire di counseling presso un corner con uno psicologo. Ed è stato per me, devo dire in maniera anche molto impattante, è stato molto contento da una parte nel vedere le piazze che si sono riempite nelle 20 regioni italiane, una città per ogni regione, e vedere queste piazze soprattutto guardando la popolazione più fragile, pensiamo alle persone anziane. Andare a chiedere di poter fare un consulto gratuito è qualcosa che ci ha riempito da una parte di molto orgoglio, ma mi permetto anche di dire dall'altra è anche un po' lo specchio di quello che il nostro paese sta attraversando, e quindi anche da questo punto di vista riteniamo di avere una responsabilità sociale come azienda che vogliamo esercitare in questo modo, offrendo a tutti i nostri concittadini la possibilità di poter fare anche la prevenzione. Ecco, questo è interessante perché, come abbiamo notato nel video che presenta questa attività, voi stessi ringraziate coloro che vi avvicinano, perché si tratta proprio di mettere in gioco questa sostenibilità che è reciproca. Voi date le vostre competenze, ma avete bisogno di chi ne usufruisce, e usufruendole costruisce un percorso di solidarietà positiva. Ecco, in questo penso che costruiamo insieme anche quello che abbiamo chiamato il Natale di valore. Questo è veramente una cosa bella che dice la ricchezza di un gruppo come Egistada, ma anche la sua prospettiva di apertura ai bisogni della società. Ecco, lascio ancora a lei, dottor Butti, una parola per chiudere. Sì, perché credo, guardi, che come le dicevo prima, il nostro definita purpose, chiamiamolo scopo in italiano, prendersi cura della salute delle persone, sono belle parole. Però poi riteniamo che bisogna queste belle parole anche accompagnate da fatti concreti. Quindi il Tour della Salute è un esempio, sostenere il banco farmaceutico che provvede alla raccolta dei farmaci per la parte di popolazione bisognosa, piuttosto che la fondazione Rava con la farmacia dei bambini. E non per ultimo mi permetto di dire anche l'Ether Report Stata, che è giunto alla sua nona edizione nel 2023, che interroga o fa domande, una survey molto allargata, a 32.000 cittadini di 16 paesi europei, quindi 2.000 per ogni paese, proprio perché riteniamo anche che la prima cosa da fare sia l'ascolto, e quindi quali sono i bisogni, proprio ad esempio la cosa che più
emersa in maniera allarmante nel corso della survey del 2023 è stata proprio una, quasi non dico assenza, ma pensare che il 42% dei nostri concittadini non fa prevenzione per le ragioni che abbiamo detto prima, è un elemento molto importante. Però EG Strada come gruppo queste informazioni, che sono un'enormità di informazioni, alla fine che cosa ne fa? Le raccoglie in modo che siano queste leggibili, fa conoscere a tutti gli operatori sanitari e professionali e le divulga attraverso il media, perché quelle informazioni sono un patrimonio che devono essere utilizzate e usufruite da chiunque operi nel mondo della salute. E anche questo è un modo per essere sostenibili. E allora anche noi ringraziamo il dottor Salvatore Butti, amministratore delegato di EG Strada, per questo impegno sociale a favore del benessere e della salute di tutti. Grazie, dottor Butti. Grazie a lei, grazie.